Gentili amiche, amici telespettatori di Tele San Domenico, buongiorno, benvenuti. Queste immagini vi giungono in diretta dalla Cappella della Madonna del Conforto e dalla Cattedrale di Arezzo, dove tra un paio di minuti avrà inizio la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Leonardo Sandri, sottodecano del Collegio Cardinalizio e prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, celebrazione eucaristica nella festa della Madonna del Conforto. 15 febbraio 2020, siamo giunti dopo 9 giorni di intensa preparazione spirituale scandita lungo le giornate della novena della Madonna del Conforto, che hanno avuto il loro momento centrale con le celebrazioni della sera e che tutti voi avete seguito attraverso Tele San Domenico. Siamo giunti al giorno della festa e siamo giunti ad uno dei momenti più intensi di questa lunghissima giornata, che si è aperta in verità stamattina alle prime luci dell'alba, anzi prima dell'alba, con la celebrazione delle 6 presieduta da Monsignor Vittorio Gepponi proprio all'altare della Madonna del Conforto. È una giornata che si chiuderà molto tardi questa sera, probabilmente oltre la mezzanotte, quando l'ultima celebrazione eucaristica nuovamente sarà celebrata davanti all'immagine della Madonna del Conforto alle 23:15, come da tradizione, da Don Alvaro Bardelli, che è il parroco della Cattedrale della Pieve e rettore del Santuario della Madonna del Conforto. Ma dicevo, i due momenti in qualche modo centrali di questa giornata sono per l'appunto quello che vivremo fra qualche istante: la grande celebrazione eucaristica che vede la partecipazione non soltanto di una numerosissima rappresentanza del popolo di Dio, che è in Arezzo, Cortona e Sansepolcro, che già dalle prime ore di questa mattina affolla la cattedrale, ma anche di tantissimi vescovi, molti dei quali sono vescovi della regione ecclesiastica toscana, e dunque con loro sono presenti le chiese sorelle della Toscana. E questo è uno dei momenti, l'unico momento durante l'anno in via ordinaria in cui i vescovi delle altre chiese della Toscana sono presenti qui in Duomo per manifestare anche visibilmente la comunione tra le chiese, in un momento particolarmente sentito per la fede del popolo aretino. E sono presenti a questa celebrazione anche le autorità civili, militari, i rappresentanti delle istituzioni, degli enti pubblici, privati, associazioni, movimenti, a significare la partecipazione di tutta la società a questo momento di festa per la comunità cristiana. Festa perché si ricordano gli eventi prodigiosi del 15 febbraio 1796, quando all'imbrunire, dinanzi a 3 calzolai, 3 popolani aretini, Antonio Tanti, Giuseppe Brandini, Antonio Scarpini, questa immagine della Beata Vergine Maria, che si conservava in un piccolo ospizio della Grancia, dove si dava la mescita del vino per il popolo, ebbene, davanti a quei 3 calzolai che avevano rivolto una preghiera alla Vergine Maria perché liberasse Arezzo dal terremoto che in quei giorni creava difficoltà, paura in città e nel contado, ebbene, quell'immagine, come raccontano le cronache, subì un sorprendente cambiamento. La Madonna era diventata bianca come la neve, così lucente, così raccontano le cronache, e aveva tanti riflessi che parea avesse sul petto rubini e diamanti. E a quell'evento prodigioso, inspiegabile, seguì la fine delle scosse di terremoto. E da lì comincia una storia intensa di fede, di fiducia verso la Madre di Dio del popolo aretino, che perdura tutt'oggi e che è testimoniata dall'incessante pellegrinaggio dei fedeli
dinanzi all'immagine della Madonna del Conforto. Oggi sono tantissimi gli aretini che si recano quassù in cattedrale, che partecipano alle celebrazioni eucaristiche, che si comunicano, che si confessano, che transitano davanti alla Madonna del Conforto anche solo per un gesto di devozione semplice ma intensa come l'accensione di una candela che arderà durante questa giornata qui davanti alla Madonna del Conforto. Una giornata molto intensa, sono tanti i sacerdoti presenti sia a questo momento sia al secondo momento importante della giornata, che è quello della celebrazione eucaristica delle 18, la Santa Messa stazionale, cioè la messa nella quale il Vescovo diocesano insieme al suo presbiterio celebra il mistero eucaristico, la messa questa sera delle 18. Tele San Domenico trasmetterà, oltre a queste due celebrazioni, anche la preghiera dei Vespri alle 17, che sarà recitata dinanzi alla immagine della Madonna del Conforto, e poi torneremo in onda nel dopocena per trasmettere alle 21.30 l'omaggio dei quartieri aretini del Saracino alla Madonna del Conforto, e infine per assistere insieme al momento conclusivo della festa, cioè la messa presieduta da Monsignor Alvaro Bardelli. La messa del mattino, quella alla quale assisteremo fra pochi minuti, stiamo attendendo che la processione dei celebranti, dei diaconi, dei ministranti e degli accoliti entri in cattedrale proveniente dal Palazzo Vescovile, come di consueto, sarà allietata nel canto, animata nel canto questa mattina da un coro che viene da molto lontano, che viene dagli estremi confini dell'Italia, perché sarà il coro della parrocchia della Resurrezione del Signore in San Donato di Lecce. Ed è significativa questa presenza perché San Donato di Lecce porta nel suo nome un legame particolare con la chiesa di Arezzo, perché quel San Donato è il nostro San Donato, è il secondo vescovo di Arezzo, patrono della nostra città, patrono della nostra diocesi. Tante volte quando celebriamo la festa di San Donato ricordiamo come la devozione verso il nostro patrono sia particolarmente diffusa sia in Italia sia in altri paesi europei. Questo verosimilmente fu dovuto alla fama taumaturgica di San Donato e anche alla circostanza che fosse particolarmente che la sua devozione fosse particolarmente diffusa fra le truppe militari che in un certo momento storico attraversavano la penisola italiana. E questo vuole che ci siano paesi, città dedicate a San Donato, e quest'oggi questa amicizia particolare, questo gemellaggio con la città di San Donato di Lecce si esprime nella presenza del coro della parrocchia della Resurrezione del Signore, diretto dal maestro Vittoria Di Santo e accompagnato all'organo dall'organista Emanuele Martellotti. Abbiamo sentito il suono della campanella che segnala l'ingresso in cattedrale della processione d'inizio della celebrazione eucaristica presieduta dal cardinal Leonardo Sandri. Madre della speranza, tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, tu sei conforto, in te noi confidiamo. Tu sei madre nostra.
processione è giunta all'altare, il cardinale celebrante, Monsignor Leonardo Sandri, ha venerato l'altare e si appresta a incensarlo. Il fumo dell'incenso che sale verso il cielo come la nostra preghiera. L'incensazione dell'altare è richiamare Cristo stesso, che nell'altare è rappresentato, pietra angolare sulla quale si fonda la Chiesa, si regge la Chiesa, e l'altare è anche il luogo del sacrificio, il luogo dove si rinnova in forma incruenta il sacrificio della croce, grazie al quale tutti noi siamo redenti. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Credo che oggi sia proprio la festa dell'amicizia, l'amicizia del popolo aretino con la Madonna, l'amicizia tra di noi, l'amicizia che lega quanti siamo all'altare. Io voglio dire una parola di viva riconoscenza al cardinale Leonardo Sandri, che presiede questa divina liturgia, con il quale, dopo che egli ha fatto tanti servizi per la Santa Sede, ma quando eravamo giovani, eravamo molto vicini e molto amici, siamo sempre rimasti. E lo ringrazio di aver accettato di venire qui a presiedere questa liturgia aretina. Ringrazio il nostro metropolita, il cardinale Giuseppe Vettori, con il quale frequentammo insieme i banchi della Gregoriana quando eravamo studentelli, e un'amicizia di una vita ha seguitato a unirci. Ma ugualmente con i vescovi presenti, con ciascuno dei vescovi presenti, esiste una forte amicizia, come se Dio vuole, con i miei preti, con tutto il mio presbiterio, che stamattina si è un po' diviso tra oggi e le celebrazioni del pomeriggio, la concelebrazione e il servizio ai confessionali, che è intenso. Ringrazio la delegazione della Santa Ortodossia che è qui in mezzo a noi, facendoci l'onore di pregare insieme. I più piccoli che sono qua sono un dono di Dio e sono il segno di una speranza che va avanti. Questa storia avviata nell'anno di grazia 1796 si ripete ogni anno. Il vescovo Niccolò Marcacci, scrivendo ai vescovi toscani, disse che il miracolo che Dio ha fatto è di far ritornare gli aretini in chiesa, e questo miracolo si rinnova ogni anno. 9 giorni di intensa presenza. Stamani, avanti le 6, il popolo era già a far la fila, e fino a mezzanotte riempirà questo antico tempio per render gloria a Dio. Disponiamoci dunque con tutto il cuore ad accogliere la grazia che viene a quanti si fidano di lui. Grazie.
fratelli, sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio. Signore vero corpo, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi, abbi pietà di di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
preghiamo. Dio sorgente di ogni consolazione, tu hai costituito madre nostra la madre stessa del tuo Figlio. Fa che per sua intercessione siamo confortati nelle nostre tribolazioni e partecipiamo ai fratelli le nostre gioie. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Terminati i riti di introduzione, la liturgia penitenziale, l'Assemblea è ora disposta ad accogliere la parola di Dio che sarà proclamata dall'ambone. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. È bello cantare al nostro Dio e dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Sua potenza, la
sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Giunge a Lambone durante il canto dell'Alleluia. L'assemblea acclama con solennità perché attraverso il diacono è Cristo stesso che si rivolge all'assemblea. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono dal principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli. E si fermarono colà solo pochi giorni. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Il diacono ha presentato il libro dei Vangeli al cardinale celebrante perché lo venerasse e con esso benedicesse l'assemblea. Ora cardinale Sandri, adempiendo al suo compito principale come vescovo e araldo dunque del Vangelo, terrà la sua omelia. Eminenza Reverendissima Cardinale Giuseppe Vettori, Arcivescovo di Firenze. Eccellenza Reverendissima, caro Arcivescovo Riccardo, Vescovo di questa diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Eccellenze Reverendissime, cari fratelli Vescovi e Arcivescovi, autorità regionali della Toscana, autorità municipali, il signor Sindaco, signor Prefetto, distinte autorità civili, militari e giudiziarie,
cari fratelli sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi, e voi fratelli e sorelle tutte nel Signore. Sono lieto di essere tra voi quest'oggi a condividere la gioia e la festa della comunità diocesana che guarda alla sua patrona, la Madonna del Conforto, e rinnova ormai da quasi 225 anni l'affidamento a lei. Ella vegli e protegga ciascuno dei suoi figli e ottenga da Gesù quella benedizione speciale che risplende nella storia delle vostre terre, la consapevolezza della grandezza e della dignità dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, che si esprime nell'operosità dei campi, delle vigne e delle imprese, nel genio della letteratura e dell'arte, nella luce che emana dalla vita dei santi e delle sante che hanno fecondato con la loro testimonianza i luoghi della diocesi. Maria vuole che tutti possano sentirsi a casa sotto il suo manto materno, in compagnia del compatrono, il Vescovo San Donato, di San Francesco che a Laverna ricevette le stimmate, a Santa Margherita, stella di Cortona. La Madonna del Conforto mi perdonerà una menzione speciale al Beato Papa Giovanni X, sepolto in questa cattedrale, forse sconosciuto ai più, ma il cui pontificato custodisce alcune dimensioni molto attuali per la Chiesa da un lato e anche per il mio ruolo di prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Il suo anelito alla riforma, l'attenzione alla ricomposizione dello scisma con l'Oriente, e saluto i nostri cari fratelli delle chiese ortodosse qui presenti, l'attenzione alla Terra Santa e non ultimo il primo scambio di ambasciatori con la Cina di allora. Il miracolo del 1796 fa assistere ad una trasformazione progressiva in un luogo molto modesto ed angusto di vita quotidiana per i poveri, d'improvviso l'immagine di terracotta diviene pulita e splendente da sporca e incrostata che era. Dopo il suo trasporto in cattedrale, una intera parete laterale viene abbattuta per rendere comunicante l'aula liturgica con la cappella in cui era stata riposta l'immagine della Vergine. Che cosa lega questi eventi di cambiamento improvviso e radicale? La forza della preghiera e la grazia potente di Dio che viene in soccorso dell'umanità in affanno. Si pregava per la liberazione dalla terra che tremava, rovinando la città, e anni più avanti si invocava la libertà dalle forze di occupazione francese. A quante sfide è posta innanzi l'umanità lungo la sua esistenza e quante hanno la forza di sconvolgerla e destabilizzarla, mentre noi siamo un popolo che ha fame e sete di futuro, che anela alla gioia piena e duratura. Spesso però, come canne sbattute dal vento, inseguiamo mete illusorie e fuochi fatui che non illuminano e non riscaldano i nostri cuori. La parola di Dio che è stata proclamata si rivolge a noi e ci interroga nel profondo.
Nel Vangelo abbiamo assistito alla premura materna di Maria, che in una festa di nozze a Cana è preoccupata che non venga meno il segno della festa, quel vino che allieta la tavola degli sposi e degli invitati. Ella non ha dubbi e indica la sorgente. Non è soltanto il ritrovarci insieme o la somma dei nostri buoni propositi o lo sforzo della buona volontà di ciascuno. Non basta il volersi bene pur così bello di un uomo e di una donna che iniziano il loro progetto di vita insieme. Non servirebbe a niente l'affannarsi dei servitori o del maestro di tavola o degli addetti alla cucina. Quello che trasforma radicalmente tutte le realtà e le dimensioni che ho enumerato è la presenza di Gesù, che si coinvolge con il mistero dell'esistenza umana, poiché Egli è il Verbo fatto carne, l'Emanuele, il Dio con noi. Maria la madre lo sa bene e osa quasi sfidare suo figlio sollecitandolo a dare un segno del dono che egli è, anche se non è ancora giunta la sua ora, come lui stesso afferma quasi rimproverando colei che lo ha dato alla luce. E così accade. L'acqua soprabbondante per la purificazione dei giudei diviene vino dal sapore intenso e inebriante. La collaborazione operosa dei servi che sanno ascoltare e fidarsi, indispensabile. Una festa che andava concludendosi ritrova invece il suo vertice. Ecco il miracolo della trasformazione suscitato da Maria, dal suo sguardo, dalla sua fede umile e dal suo abbandono alla volontà di Dio, non soltanto a Nazaret, quel giorno dinanzi alla proposta dell'angelo, ma in ogni istante, sin sotto la croce di quel figlio che amava. Ci domandiamo allora dove sia la pienezza delle nostre vite. Dove andiamo a cercare la sorgente della nostra gioia? Quanto possiamo affanarci nel fare e cercare tante cose, ma senza desiderare la presenza di Gesù nel nostro cammino? Le immagini della prima lettura sono semplici ed efficaci, in particolare perché descrivono il nostro essere qui oggi, dinanzi alla Madonna del Conforto. Da lei vogliamo essere portati in braccio e allattati, sederci sulle sue ginocchia ed essere accarezzati in una infanzia spirituale che è stata di tanti santi e che non si vergogna di fermarsi e di dire: da solo non ce la faccio, ho bisogno di te, per questo sono ai tuoi piedi, o madre, prendimi in braccio e stringimi a te. L'aridità di tanti cuori sembra aver reso sterile la terra, non solo per i figli che non nascono più o la cui vita è spezzata nel grembo delle madri, ma per le violenze e le guerre che flagellano troppe aree del nostro pianeta Terra, che non sembra più una casa comune da affidare integra alle giovani generazioni, ma un deserto di egoismi e un incendio che divora in tante forme la dignità dell'uomo. Abbiamo bisogno, Signore, del fiume della pace di cui parla il tuo profeta Isaia, di quel torrente in piena che torna a far splendere la gloria delle genti.
che esso giunga presto nel Medio Oriente, come chiede senza stancarsi la voce di Papa Francesco per la martoriata popolazione civile di Idlib in Siria, nuova parte di quella scacchiera in cui si muovono i pezzi manovrati dai differenti interessi regionali, ma che ancora lasciano calpestati e affamati i piccoli e i poveri. L'aver sperimentato lungo i secoli la vicinanza materna e l'intercessione della Madonna del Conforto non può lasciare indifferente il popolo di Arezzo, come ci ha detto San Paolo nella seconda lettura. Egli, il Signore, ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo stati consolati da Dio. Ciascuno di noi, dopo aver rivolto i suoi occhi alla Madre di Dio e Madre nostra, deve offrire uno sguardo nuovo sulla realtà e sui fratelli che incontra nel suo cammino quotidiano. Possiamo e vogliamo essere ciascuno una fiaccola nuovamente alimentata con l'olio della consolazione per portare speranza ai semplici, con gesti quotidiani veramente fraterni nelle nostre case, specie quelle segnate da divisioni o dal mistero della sofferenza, nei nostri luoghi di lavoro, nella nostra città e nel mondo. Tra le altre cose, le vostre terre si distinguono per quelle opere di carità coltivate nelle misericordie e le compagnie che incoraggio a rimanere fedeli alla loro origine e missione, come pure ringrazio tutti coloro che sono impegnati nelle attività di protezione civile e che trovano nella Madonna del Conforto la loro speciale protettrice. Non stanchiamoci di operare la carità e alimentiamola sempre con la forza della preghiera, ricordando quanto disse in mezzo a voi a Piazza Vasari nel 1993 San Giovanni Paolo II: la forza della preghiera fa conversione, rinnova la persona umana, rinnova gli ambienti e non passa mai. La preghiera non è mai di passaggio, ma è dell'oggi e del domani. E vorrei concludere proprio con le sue parole, ricorrendo quest'anno il centenario della nascita di quel santo pontefice, parole che pronunciò al termine del suo affidamento alla vostra Madonna del Conforto. Bianca Regina, Madonna del Conforto, eccoci ai tuoi piedi, cantando: tu sei la nostra speranza, tu nostra riconciliazione e nostra pace, Vergine Santa del Conforto. Prendici per mano, Madre buona, liberaci dall'odio e dal male, rendici solidi nella fede. Stella luminosa di salvezza, veglia su questo popolo che a te si affida. Alimenta in ciascuno l'ansia del bene, la solidarietà verso i poveri e gli ammalati, i carcerati e i senza tetto e i disoccupati, verso gli stranieri e chi vive solo ed emarginato. Confortetur cor tuum, si conforti il tuo cuore, coraggio, Santa Madonna del Conforto, prega per noi. Amen. Con una bella invocazione a Maria, Madre di Dio, Madre del Conforto, termina l'omelia del Cardinale
Leonardo Sandri, sottodecano del Sacro Collegio Cardinalizio e prefetto della Congregazione delle Chiese Orientali, che presiede questa solenne celebrazione eucaristica nella festa della Madonna del Conforto. Ora l'assemblea sosta alcuni istanti in silenzio e poi la liturgia proseguirà con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è entrato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, si è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore che dà la vita e il cielo il Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Per i meriti e l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre del nostro conforto, supplichiamo con fede il Signore. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, come Maria Santissima sappia essere vicina a tutti coloro che si trovano nell'afflizione e li guidi alla salvezza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il Santo Padre Francesco, il Signore lo sostenga nella sua missione apostolica a favore della Santa Chiesa e dell'umanità. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il Cardinale Leonardo, il Signore gli doni vita e salute e lo fortifichi nel suo servizio alla Santa Chiesa. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per l'Arcivescovo Riccardo, Dio onnipotente illumini il nostro pastore affinché guidi il suo popolo a comprendere il vero e il bene e ad attuarlo con fiducia evangelica. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa aretina, attuando il Sinodo diocesano si rafforzi l'unità e nella missione evangelica. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per le pubbliche autorità, nell'esercizio delle loro funzioni perseguano il bene comune alla luce del Vangelo di Cristo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutti noi qui presenti, per intercessione della Madonna del Conforto, il Signore ci liberi dal flagello del terremoto e da ogni pericolo spirituale e materiale. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Sii benigno, Signore, verso il popolo che ti prega ed esaudisci le nostre suppliche per intercessione della Madre del nostro conforto, Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Inizia la liturgia eucaristica. Ora saranno condotti all'altare le offerte, il pane e il vino, che per la preghiera di consacrazione e l'invocazione dello Spirito Santo diverranno corpo e sangue di Cristo. Oh,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta della nostra povertà che oggi ti presentiamo nella festiva celebrazione della Beata Vergine e donaci di essere sempre assettati della vera gioia per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Come una madre consola il figlio, tu continui a confortare il tuo popolo e ci doni nella Beata Vergine Maria, da madre del nostro conforto, che a tutti i sofferenti nelle angustie della vita offre un segno perenne della tua misericordia. Per questo tuo dono, esultanti con gli angeli e i santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Donato nostro patrono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il Cardinale Vescovo Leonardo, il nostro Arcivescovo Riccardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto oggi il nostro pane quotidiano
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il Cardinale Sandri e con lui poi gli altri concelebranti si comunicano al corpo e al sangue di Cristo. Quindi l'Assemblea parteciperà alla Santa Comunione. Noi assistiamo da casa, dalle nostre abitazioni a questo momento, non possiamo ovviamente comunicarci anche noi. Vogliamo però recitare la preghiera di comunione spirituale, perché la nostra partecipazione questo momento in preghiera, in comunione con l'Assemblea della Cattedrale sia ancora più forte. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
il coro della parrocchia della Resurrezione del Signore in San Donato di Lecce, che oggi in gemellaggio con la nostra diocesi ha eseguito il canto di comunione. Eseguito un altro canto di comunione. Molti dei brani che abbiamo ascoltato questa sera sono ai nostri spettatori ben noti, sono brani scritti, musicati dal maestro Marco Frisina, che in varie occasioni è stato ospite anche della nostra diocesi e in particolare della nostra basilica di San Domenico in Arezzo. Intanto nella cattedrale si continua a distribuire la Santissima Eucaristia e si osservano alcuni momenti di meditazione nella preghiera di ringraziamento. La celebrazione eucaristica, i riti di comunione volgono ormai al termine. Il cardinale Sandri, che presiede questa liturgia, pronunzierà a breve la orazione dopo la comunione. Quindi l'assemblea si prepara all'ultimo momento della divina liturgia. La processione verso la cappella della Madonna del Conforto per la funzione mariana, la preghiera davanti alla immagine della Vergine Maria, Madre del Conforto, dalla quale poi sarà impartita a tutti i presenti la benedizione finale che chiuderà la celebrazione eucaristica del mattino, mentre si avvia quasi ad essere mezzogiorno. Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Signore, i sacramenti dell'eterna salvezza.
concedi, ti supplichiamo, che uniti con la Vergine Maria alla passione di Cristo, possiamo partecipare alla gioia della risurrezione per Cristo nostro Signore. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe audi nos, Christe saudi nos, Pater de celis Deus, Fili Redentor mundi Deus, Spirito Sante Deus, Santa Trinitas Sonos Deus, Santa Maria, Santa Dei Genetri, Santa Virgo Virginu, ora pro nobis, Mater Christi, Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, ora pro nobis, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, ora pro nobis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, ora, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potes, Virgo clemens, ora pro nobis, Virgo felis, speculum ius et sapientiae causa nostre letitiae, ora qua spirituale, qua sonorabile, qua insigne devotionis, rosa mistica, ora pro turis davidica, turis eburnea, domus aurea, federis arca, ora pro nobis, Janua celi, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, ora pro consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Profetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Santorum Omnium, Regina Sine Labe, originali concetta, ora pro nobis. Regina in celum assunta, ora pro nobis. Regina sagratissimi rosari, Regina familie, Regina pacis, ora pro nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, esaude nos Domine. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. O Santa Madre di Dio, Madre del nostro conforto, la Chiesa si inchina dinanzi a Te che sei nel cielo accanto al Tuo Divin Figlio e Ti venera nella prodigiosa immagine in cui desti segno della speranza al nostro popolo nei momenti più terribili della sua storia. Ti preghiamo innanzitutto in questo giorno santo, ti preghiamo innanzitutto per Papa Francesco. La Chiesa Aretina chiede al Padre Cardinale Leonardo di farsi interprete presso il Sommo Pontefice della nostra vicinanza, della nostra obbedienza, della nostra preghiera e del nostro impegno a mettere in pratica quello che egli dice e fa. Voglio dire una parola di particolare gratitudine di fronte all'immagine veneratissima di Santa Maria del Conforto, una parola di gratitudine al nostro Metropolita e all'Episcopato che ha avuto l'amabilità di stare in mezzo a noi. Per la prima volta l'Arcivescovo di Siena è con noi in Arezzo a celebrare questa immagine che nasce senese e ci appartiene a tutti. Al clero, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose e al popolo che fa la fila per venire qua davanti il ricordo del proprio battesimo. Non c'è pellegrinaggio dove non ci sia la confessione dei peccati, la comunione sacramentale, un'opera di carità. Noi di nuovo ci presentiamo a Te, Signora. Fai che gli aretini puntino sul bene comune. Fai che non ci si divida inutilmente sulle cose, le poche cose che contano. Dai coraggio a tutta questa nostra gente che Ti invoca, Signora e Patrona. Ti affidiamo in modo particolare i nostri giovani, il nostro bel seminario. Dai coraggio a tutti quelli che il tuo Divin Figlio chiama all'altare di rispondere con generosità e
ciascun segno di fiducia nella volontà di Dio. Davanti a questa prodigiosa immagine, o Signora nostra Madre, noi rinnoviamo la nostra preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Davanti a te, Madre del Conforto, desidero ringraziare l'Arcivescovo, il fratello Monsignor Riccardo Fontana, per questo invito. Nella nostra Italia ti troviamo un po' dappertutto, sotto diversissimi titoli, ma io sono rimasto, e per quello lo ringrazio anche di cuore, l'Arcivescovo, così colpito, perché siamo tutti bisognosi di conforto. Nella Chiesa, nel mondo, noi personalmente, ciascuno di noi peccatori, le famiglie, i giovani, i delusi della vita, i soli, gli abbandonati, quelli che vivono nelle difficoltà di ogni giorno. Madre, abbiamo bisogno del conforto che è il tuo figlio Gesù. E questo titolo per me rimane impresso nel mio cuore, anche perché questa parola conforto che tu porti nel tuo titolo è veramente qualcosa della quale hanno bisogno tantissimo i nostri fedeli orientali, tutti i cristiani, cattolici e ortodossi, tutti quelli che abitano, i musulmani nel Medio Oriente. Conforto, Madre, hanno bisogno, perché sono nella guerra, nella insicurezza, molte volte anche nella persecuzione, nell'odio, nel dover lasciare la propria terra, nel dover fuggire per trovare un porto di sicurezza, un porto di conforto. Per tutti loro, oggi, con tutto il mio cuore, pongo nelle tue mani e ai tuoi piedi tutti i cristiani del Medio Oriente, tutti quelli che soffrono e che sono nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa, in particolare quelli che sono sotto le bombe e sotto la violenza. E questo titolo, Madre del Conforto, che sia per me, per tutti noi, per il Santo Padre, un momento, un'oasi di gaudio spirituale, pensando, eccola, là ad Arezzo, Maria, Madre del Conforto, è con noi, ispirandoci, proteggendoci, intercedendo per noi che siamo veramente poveri e abbiamo bisogno di te. Grazie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria del Conforto, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio
E Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Come Maria, madre del conforto, prima di intonare Bianca Regina Fulgida, secondo la nostra tradizione, oggi è un popolo di pellegrini, ma ci sono davvero tanti pellegrini, ma c'è un pellegrinaggio particolare che mi è caro al cuore. La parrocchia della Resurrezione del Signore in San Donato di Lecce, per i legami che ci sono per San Donato, ha voluto oggi salire apposta in pellegrinaggio per animare con la loro bellissima musica la liturgia che abbiamo finito ora. In segno di riconoscenza vogliamo affidare una copia dell'immagine della Madonna del Conforto al parroco. Portate a tutti con la vostra vita la bellezza e la gioia del Vangelo di Cristo. Andate in pace. Bianca Regina Fulgida, stella del vasto mare, come d'ora ci appare la nostra via quaggiù,
ma il tuo sorriso vergi e a noi conforto e vita, e l'anima smarrita ritorna al tuo Gesù, e l'anima smarrita ritorna al tuo Gesù. Con l'inno Bianca Regina Fulgida del maestro Corradini si chiude la lunga diretta. Abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica della festa della Madonna del Conforto, presieduta quest'anno dal cardinale Leandro Sandri, sottodecano del Collegio Cardinalizio e prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Rientreremo in diretta dalla cattedrale alle 17 per la preghiera dei secondi vespri qui dalla Cappella della Madonna del Conforto e poi per seguire insieme la Santa Messa stazionale presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana, che è il secondo momento più importante di questa nostra giornata di festa. E poi nel dopocena saremo di nuovo insieme alle 21.30 per l'omaggio alla Madonna dei quartieri della giostra del Saracino, degli sbandieratori e dei musici della città di Arezzo, e infine per seguire alle 23.15 l'ultima celebrazione eucaristica, quella che sarà celebrata qui nella Cappella della Madonna del Conforto da Monsignor Alvaro Bardelli, che chiuderà la giornata. Da Massimo Rossi, da Paola Formelli, Gianni Stanganini e Maddalena Urric, il saluto per una buona giornata.